Una grande ricetta della nostra tradizione, conosciuta dal nord al sud Italia, sono la salsiccia e i fagioli, che ti racconto in versione salvacena a piatto unico perché gli metto vicino anche un altro paio di contorni. Pochi ingredienti, facili, economici e veloci. Padella sul fornello e si parte. Olio extravergine, poco, dopo ti faccio vedere perché. Per 4 persone una cipollina piccolina. Come base c'è chi fa solo cipolla, c'è chi fa solo aglio, c'è chi fa sedano, carote e cipolla. Io faccio cipolla e aglio. La puoi tritare fine, la puoi tritare grossa, la puoi fare a julienne, falla un po' come vuoi. Spicchio d'aglio, anche due Gabriele, ma io ho sentito che ci va o l'aglio o la cipolla, ma non è assolutamente vero, hanno due funzioni completamente differenti. La cipolla serve per addolcire, l'aglio invece serve per aromatizzare, quindi puoi anche utilizzarli insieme se vuoi. Gli dai una bella scassata e lo aggiungi. Salsicce, puoi usare questa, puoi usare anche quella più sottile, usa quella che vuoi. Fai un paio di salsicce a testa, non ne facciamo una. Gli fai qualche buchino con la forchetta o con un coltellino, così non scoppiano. Ma anche se scoppiano, sono buone lo stesso. Ho messo poco olio e aggiungo le salsicce con la cipolla e la padella ancora fredde, perché così si riscalderanno insieme. La salsiccia rilascerà un po' del suo grasso e siamo a posto con i grassi. Così, intanto che si rosola la salsiccia, si rosola anche la cipolla. Un contorno che mi piace abbinare spesso ai fagioli con o senza salsiccia è il riso. In questo caso è un riso rosso integrale, ma va bene anche il basmati, quello che preferisci. Pentolino abbastanza piccolo. Faccio una cottura per assorbimento, quindi il riso va lavato. Togliere l'amido in eccesso, questo è integrale, di amido ne ha pochissimo, però una lavatina gliela do lo stesso. In genere il riso, se non è una cottura per assorbimento, non andrebbe lavato. Recuperiamo anche l'acqua, così ci bagni i peperoncini, che è un ottimo concime. Intanto le salsicce hanno iniziato a rosolare, ogni tanto vanno girate, così si rosolano insieme cipolla e salsicce. Il riso va coperto di acqua fredda, un centimetro oltre dove finisce il riso, vedete che con il dito è mezzo dito, così, sul fornello. Un cucchiaio di olio o di burro, fogliolina di alloro o di rosmarino, poco sale e aspetta che bolli. Le salsicce cominciano a essere rosolate, anche la cipolla, l'aglio gli do una bella scassatina, così lo lascio dentro. Un bicchiere di vino bianco, qualcuno ci mette anche due cucchiai di aceto e devo dire che ci sta bene. Fai asciugare un pochino il vino. Il riso ha iniziato a bollire, adesso abbasso il fuoco proprio al minimo minimo. Metto il coperchio e non lo tocco più finché non è cotto, finché non ha assorbito tutta l'acqua. I vari risi, i risi lunghi, il riso basmati, il riso ribe, il riso rosso, hanno più o meno lo stesso assorbimento. Quello che cambia è il tempo di cottura che ci mette per assorbire quest'acqua. Nel caso del riso rosso ci vuole anche 30 minuti, mentre invece il basmati te lo assorbe in 12-13 minuti. Quando il vino è quasi asciutto, guarda come gondolano bene le salsiccette, ci mette un bicchiere di passata di quella buona e un pochino di acqua per sciacquare il bicchiere, magari non tutta, vediamo un po', sì, tutta. Pomodoro, se vuoi ne puoi mettere anche di più, oppure puoi anche non metterlo per niente. Un po' di sale, un po' di pepe, io sto già mettendo sale e pepe anche per i fagioli che arriveranno dopo. Rosmarino o prezzemolo se preferisci, ma secondo me il rosmarino è perfetto, lo sfogli, tiri via il gambo duro, lo triti un po' così poi non ti trovi gli aghi di rosmarino in bocca. Dentro il rosmarino. Le salsicce con il sugo devono cuocere 20 minuti senza fagioli più altri 10 minuti dopo con i fagioli, totale tempo di cottura 30 minuti. Che fai? C'è crostini. Crostini, non possiamo fare la bruschetta? Facciamo la bruschetta, mezze fette più grandi, va bene? Benissimo. Dopo circa 20 minuti vedrai che la salsa si è ridotta, le salsicce sono cotte. Ci metti circa 350-400 grammi di fagioli già cotti. Un pochino di acqua, bicchiere di acqua scarso. Mischi bene e da quando ricomincia a bollire lo fai cuocere ancora per 10 minuti. Io quando incomincio a vedere salsicce, fagioli, pomodoro, pane rustico, non so perché, in automatico mi viene da prendere in mano un pezzo di pane. Gabriele, che fagioli hai usato? Io ho usato dei fagioli in scatola, dei borlotti, vanno bene i cannellini, vanno bene quelli rossi, vanno bene quelli neri, quelli che preferisci. Se vuoi puoi usare quelli secchi, li metti a bagno un giorno prima e li fai bollire, oppure quelli freschi, oppure quelli surgelati, ma devi sempre farli bollire prima. I fagioli, se sono già cotti, devono comunque cuocere ancora un po', perché si devono disfare un pochino, così creano quella bella puccia magica insieme alle salsicce. E tu come la fai la bruschetta? Vuoi sapere troppo? Te lo dico dopo. Un filo d'olio su tutte le fette. Ma lo sai che qualcuno mette l'olio prima, qualcuno lo mette dopo? Ognuno fa come vuole, io lo metto prima. Giusto. Beh. Forno friggiaria per 5 minuti. Quanti gradi? È un 200. Vi ricordate del riso? È passata quasi mezz'ora, bisogna guardare sotto se l'acqua si è asciugata. Guardate, c'è ancora acqua, la vedete che c'è ancora acqua? Ne prendo comunque un pochino ad assaggiare. È ancora abbastanza duro.
quindi è giusto così come acqua. Quando è asciutta quell'acqua lì è cotto anche il riso. Non mischiatelo, questo qui è integrale, non gli succede niente, ma se mi mischiate un basmati a questo punto lo disfate tutto. Rattoppa il buco, rimetti il coperchio e lascia cuocere ancora 5 minuti. Nel frattempo ormai i 10 minuti dei fagioli sono passati, la salsa si è addensata, i fagioli si sono un pochino disfatti appena appena, la salsiccia è bella cotta e c'è un profumo che non potete neanche immaginare. Via dal fornello. Ci metto un pochino di prezzemolo sopra, fresco, fritato. Non tantissimo prezzemolo, Mi sono dimenticato il peperoncino, meno male che ho l'olio. Io credo che dimenticarsi il peperoncino in alcune regioni italiane sia anche reato. Un'ultima giratina. No, ma guarda la densità, guarda la cremosità, guarda il colore, senti il profumo. No, non puoi. Le bruschette della Beatrice sono pronte, abbiamo usato la friggiaria perché accendere un forno intero per 4 bruschette non mi sembra il caso. Spicchiettino di aglio e lo grattugi sopra la bruschetta che è bella croccante. Bruschetta pronta, fagioli pronti, riso pronto. Il riso rosso è un po' particolare, quando è cotto diventa un pochino più chiaro, i chicchi si allungano un po', naturalmente guarda l'acqua l'ha assorbita tutta perfettamente. Con gli altri risi bisogna aspettare 5 minuti prima di girarli, invece con il riso rosso e con il riso integrale si può mischiare anche subito. Prima di mettere a tavola la padella così com'è, prendi le bruschette e gliele metti intorno, così fai un po' di cinema. Facciamo il piatto tipo, metti piattino, piccolino, ci metti una bruschetta, un cucchiaio di fagioli lo metto qua, un po' di riso lo metto qua, una salsiccetta invece la metto qua e gli do 4 coltellate. Poi la salsiccia la puoi mettere per esempio sopra i fagioli oppure sopra il pane. 2 fagioli anche sopra la salsiccetta, un goccino di olio appena appena, un po' dappertutto. E quello era il piatto per fare la foto? Ho già fotografato la padella, chi se ne frega poi della foto, del video, io ho fame. Questo è un piatto, sì, è un pochino calorico, però insomma non è che si può morire sani. E poi la gioia che ti dà di mangiare una cosa del genere ti fa ringiovanire 5 anni. 5 piatti di fagioli, 25 anni. Il piatto della giovinezza! A proposito, adesso io ci lascio la dentiera qua. Qui c'è tutto, carboidrati, proteine, grassi, c'è il riso rosso che fa benissimo al colesterolo. Fame ragazzi, l'assaggio deve essere per forza a bestia. Ah, che morbido! Buono! Cioè, ma guardate che morso che gli ho dato, ma neanche se ci passava un giaguaro di qua faceva danni del genere. È una cosa fantastica. Un piatto povero, un piatto tradizionale, un piatto antico, eppure chissà perché a me piacciono sempre questi piatti qua. Assaggio anche il riso, far contenti i salutisti. Riso. No, buona però, È inutile che vi racconto balle, il mio pensiero va dritto dritto alla salsiccia e ai fagioli. Il riso è qui per far presenza. Però devo dire che il riso rosso comunque, a differenza di altri risi, è molto aromatico. Poi questo qui integrale fa anche molto bene. Si ringrazia Beatrice che ha fatto le riprese e la bruschetta. Un abbraccio, un saluto particolare anche da me. Mi raccomando, lasciate il like, che per noi è importantissimo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così non vi perdete le prossime ricette a bestia.